chi metterebbe in dubbio l'importanza dell'unità nel corpo di Cristo. Filippesi 2 dice che Dio vuole che ogni cristiano sia unito e in pace con ogni altro cristiano. Vuole che siamo uniti in modo coeso nell'amore e nella comunione. Vuole che lavoriamo insieme, armoniosamente, per raggiungere gli stessi obiettivi. Fin troppe assemblee del popolo di Dio sono state tormentate da divisioni e discordie a causa di gelosia, immaturità, orgogliosa autoaffermazione e disaccordo ingiustificato su questioni di opinione. Sono Daniele Salamone e oggi parleremo di unità e divisione all'interno delle congregazioni cristiane. Lo faremo tra qualche istante. Oltre alla divisione che a volte esiste all'interno delle singole congregazioni, le chiese di Cristo stanno attualmente sperimentando una significativa scissione a livello di fratellanza. Tale divisione si è verificata in passato su una varietà di questioni, tra cui musica strumentale, contenitori per la comunione multipla, sostegno alle case degli orfani, predicatori localizzati e cooperazione tra le congregazioni nell'opera missionaria. Al di là della divisione che esiste all'interno delle chiese di Cristo, esiste una diffusa divisione all'interno della cristianità stessa. Si veda la molteplicità di gruppi religiosi, chiese e movimenti che rivendicano affinità e affiliazione con il Cristo e il cristianesimo. Il mondo protestante, il cattolicesimo, le cosiddette sette, termine storicamente applicato al mormonismo, all'avventismo del settimo giorno, alla scienza cristiana e ai testimoni di Geova, solo per citarne alcuni. E la deposizione delle uova di chiese locali non confessionali. Si vede il gran buffet religioso che esiste tra le religioni del mondo, inclusi l'induismo, il buddismo, l'ebraismo e l'islam, che coinvolge miliardi di persone. Ma qual è la soluzione a questa divisione? Ammesso che la divisione si possa eliminare, e in che modo Dio vuole che raggiungiamo l'unità? Forse la prima proposta che oggi viene avanzata per risolvere la questione della divisione è la de-enfatizzazione della dottrina, cioè non dargli tutta l'importanza che merita. Questo rilassamento della posizione dottrinale si manifesta in almeno due modi. Alcuni riducono il fervore con cui mantengono posizioni dottrinali, punti di vista dottrinali che prima erano indiscussi e per i quali in passato il compromesso sarebbe stato considerato intollerabile. Ora invece vengono ammorbiditi e mantenuti come mera opinione. Non credi che Gesù sia il Messia? Non preoccuparti, Dio non guarda le opinioni, ma il cuore delle persone. Invece la scrittura non considera la messianicità di Gesù una mera opinione e quindi qualcosa di trascurabile, ma un fondamento di fede che se non accettato farebbe di noi degli anticristi, come specificò Giovanni nelle sue epistole. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Ma al contrario di questi, coloro che invece continuano ad affermare l'importanza degli stessi punti di vista dottrinali vengono etichettati come legalisti, bigotti o radicali. Altri affrontano la divisione tentando di ridurre il numero di punti di vista dottrinali che si devono mantenere fermamente. E questa manovra ha dato origine alla pericolosa nozione e filosofia di unità nella diversità e ad uno schema di classificazione della cosiddetta dottrina fondamentale. Coloro che percorrono questa strada insistono sul fatto che molte delle nostre dottrine passate, come l'esclusione della musica strumentale, l'uso dei cori e la leadership femminile, non dovrebbero essere considerate questioni di comunione. Dicono che, in definitiva, l'unica credenza dottrinale che conta è Gesù, l'amore. Quindi ci basiamo sul sentimentalismo. Se una persona riconosce Dio come Padre e Gesù come Signore, questo dovrebbe bastare per essere considerata un credente salvato e in piena comunione con ogni altro cristiano, anche se poi della dottrina se ne infischia.
Diversi scrittori e oratori fanno appello alla preghiera di Gesù per l'unità in Giovanni 17, come prova di questa presunta necessità di ignorare le preoccupazioni dottrinali per amore dell'unità. Un noto scrittore e oratore ha sottolineato che quando Gesù si preparò a lasciare questo mondo, le sue ultime osservazioni, le sue parole di commiato, non riguardavano la musica strumentale né la solidità dottrinale, ma l'unità. La necessità è che i credenti fossero uno, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù è chiaro, l'unità del corpo di Cristo, cioè la Chiesa, è essenziale affinché il mondo creda che Gesù è mandato dal Padre. In assenza di questa unità, al mondo non viene data l'opportunità di credere nel mandato di Gesù. Quindi, gran parte della causa dell'ateismo e dell'empietà degli uomini è proprio la disunità, la mancanza di esempio e di testimonianza che c'è dentro la Chiesa. E di questo, come dice Ezechiele al capitolo 3, Dio ne terrà conto. Appellarsi alla preghiera di Gesù per l'unità come giustificazione per sostituire l'unità basata sulla verità e con l'unità basata sull'accettazione indiscriminata e su un senso emotivo di unione non è scritturale. Se tu che stai guardando questo video ti prenderai del tempo per leggere Giovanni 17, vedrai che l'unità per la quale Gesù ha parlato era l'unità basata sulla corretta dottrina. Puoi notare, infatti, il suo ripetitivo riferimento alla verità, alla parola e alla necessità di mantenere e ricevere quella parola. Chiaramente l'obbedienza a un corpo di verità dottrinale deve precedere l'unità. Inoltre, coloro di cui Gesù parlò nella sua preghiera erano chiaramente coloro che sarebbero diventati cristiani nel Nuovo Testamento. Stavo parlando con riferimento alla Chiesa di Cristo, non al mondo con il suo denominazionismo. Finché non si obbedisce al piano di salvezza del Vangelo, non si è genuini credenti in Cristo. Sì, è possibile essere credenti, nel senso che si riconosce chi è Gesù e si offre nei suoi confronti anche una certa misura di impegno. Ma non è una cosa scontata essere graditi a Dio. I credenti per i quali Gesù pregò erano membri della Chiesa di Cristo, non membri di denominazioni che professano fede in Cristo. C'è una notevole differenza. Gesù stava pregando per l'unità nella sua Chiesa. Quindi identificare gli aderenti al denominazionismo come credenti significa ridefinire il termine in senso non scritturale. E com'è ironico che lo stesso passaggio, al quale spesso si appellano gli agenti del cambiamento per portare avanti il loro programma di cambiamento, trovi oggi in essi la sua applicazione più pertinente. Manomettono i principi fondamentali del cristianesimo per tentare di allargare i confini del regno, ma così facendo si rendono colpevoli di creare divisioni e devastazioni del corpo di Cristo. Gesù pregò che tale danno non si verificasse. Comprendere la preghiera di Gesù in Giovanni 17 come una chiamata a dare la massima priorità all'unità, a discapito della verità e della dottrina, significa fraintendere l'intero Vangelo di Giovanni. Lo scopo del racconto evangelico era provare la divinità di Cristo per suscitare una credenza obbediente. Scelse 7 segni come prova per verificare l'affermazione di Cristo. La credenza si basa sulla verità e anche sulla conoscenza. Giovanni ha inoltre chiarito che non basta neanche riconoscere la divinità di Cristo. Bisogna ascoltare le parole di Cristo e poi attenersi a queste parole. Contestualmente, l'unità tra i credenti è possibile solo quando i credenti si impegnano nella dottrina che Cristo ha impartito, non nella dottrina degli uomini e delle tradizioni di questi ultimi. Se si desidera essere sensibili al contesto e impegnarsi in un'esposizione genuina della Bibbia, il passaggio prominente del Nuovo Testamento che affronta la divisione all'interno del corpo di Cristo è Prima Corinzi. L'intera lettera costituisce l'appello dell'Apostolo Paolo affinché i cristiani siano uniti. Il tema è affermato nel capitolo 1 al versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Per Paolo, la diversità di pensiero non è tollerata, perché la diversità di pensiero sfocia inevitabilmente nella divisione, nei dibattiti sterili e a vani ragionamenti. Il resto dell'epistola paolina delinea un elemento dottrinale dopo l'altro,
al fine di correggere la condotta divisiva di Corinto. Questi elementi includevano il loro comportamento sessuale, il loro uso del cibo in relazione all'idolatria, i disordini nell'assemblea, compresa la leadership femminile, la cena del Signore, l'uso di doni miracolosi, idee sbagliate sulla risurrezione e sulla raccolta. Il loro comportamento aberrante, cioè incline alla divisione, era dovuto direttamente al loro errore dottrinale. Di conseguenza, la soluzione a questo non era sminuire la dottrina. La soluzione non era sminuire o minimizzare l'impegno dottrinale. La soluzione non era relegare tutte le dottrine, tranne una o due, a uno stato opzionale o facoltativo. In genere, chi pensa questo è più propenso a invocare la scrupolosa applicazione della cosiddetta sana dottrina a convenienza. Quando si parla di stare sottomessi ai ministri di Dio, la sana dottrina viene accettata perché conviene. Laddove invece la Bibbia comanda di denunciare i falsi predicatori, e poi tu davvero denunci i falsi predicatori, allora queste cose diventano automaticamente detestabili, come anche tu lo diventi per loro. Questo avviene perché la vera sana dottrina, e non quella rivendicata solo per convenienza, dà tanto fastidio. Ma c'è una soluzione biblica a tutto questo? Certamente. Avere un medesimo parlare, essere uniti nello stesso modo di pensare e di sentire. I cristiani hanno l'obbligo divino di studiare la Bibbia e di arrivare in modo unanime alla verità su ogni questione che Dio definisce essenziale. La dottrina di Dio relativa alla salvezza, al culto, alla Chiesa e alla vita cristiana è fondamentale e ogni credente deve venire a conoscenza di tali dottrine e sottomettersi ad esse. L'ironia della sorte vuole che coloro che promuovono l'unità a discapito della verità e della dottrina scendano a compromessi anche sull'essenzialità del battesimo in acqua per la remissione dei peccati. Eppure proprio nel contesto in cui viene discussa la divisione all'interno del corpo di Cristo, Paolo avanza una argomento che mostra la necessità del battesimo. Nel rimproverare i faziosi corinzi, chiese: Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati voi battezzati nel nome di Paolo? Notiamo che Paolo dà due prerequisiti per la salvezza. Prima che un individuo possa dire «io sono un'altra persona», in primo luogo la persona dovrebbe essere stata già crocifissa per quell'individuo e in secondo luogo l'individuo dovrebbe essere battezzato nel nome di quella persona. Cristo è stato crocifisso per tutti noi. Ma tu ed io non possiamo legittimamente dire che siamo di Cristo finché non siamo stati battezzati nel suo nome, perché è il battesimo, in qualità di iniziazione, permettetemi il termine, a legarci a Cristo. Quindi l'unità e la comunione non possono essere estese a chi non è davvero ancora battezzato per essere salvato. Innumerevoli sermoni sono stati predicati negli ultimi anni per raccontare la divisione che ha afflitto la Chiesa di Cristo. Il predicatore maldestro insiste sul fatto che le divisioni sono causate paradossalmente dalla nostra eccessiva enfasi sulla purezza dottrinale e alla nostra insistenza nell'essere dottrinalmente corretti su ogni punto possibile. A questo tipo di predicatore sentirete affermare spesso che solo quando cesseremo di preoccuparci della troppa accuratezza dottrinale e se quindi ci concentrassimo solo sui punti in comune che si condividono con il mondo denominazionale, allora sì che possiamo raggiungere l'unità presunta che Dio richiederebbe. Nel suo libro Handbook of Denomination, Frank Mead ha documentato che tutte le principali denominazioni, battisti, luterani, metodisti, presbiteriani, eccetera, eccetera, sono a loro volta divise in sottogruppi, così come praticamente tutti gli altri gruppi religiosi, cattolici, pentecostali e mormoni, nonché musulmani, ebrei, buddisti e induisti. Tuttavia, né l'unità né la divisione provano che un gruppo possiede la verità di Dio. Però è anche vero che la divisione all'interno del corpo di Cristo viene ritenuta addirittura necessaria. Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. E la scrittura aggiunge che ciò che provoca la divisione è l'assenza dello Spirito di Dio. Infatti in Giuda 9 leggiamo: «Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo Spirito». Il percorso verso l'unità è semplice anche se molti pensano che sia troppo complicato. Dire che nessuno può avere la verità è assolutamente falso. Questa frase è un presupposto per giustificare il fatto che molti non conoscono a fondo le scritture come altri, quindi di conseguenza loro non possono conoscere. E magari chi ne sa più di loro viene etichettato non come una valida risorsa per la Chiesa,
quindi un vero conoscitore della parola di Dio, ma come un pericolo, un fariseo, un sapientone che si gonfia di conoscenza, decontestualizzando di fatto pure le citazioni bibliche a riguardo. Contrariamente a chi assurdamente dice che la totale verità dottrinale non può saperla nessuno e che la scrittura non la si può conoscere in tutta la sua totalità perché altrimenti saremmo Dio, questa è la classica frase fatta, la scrittura invece dice che può essere accertata e conosciuta. Tutti coloro che si sottomettono veramente alla parola di Dio possono e sono uniti e quindi figli della verità biblica. Ma coloro che non si conformano ai parametri della verità saranno automaticamente separati dagli obbedienti. Quindi, come diceva Paolo, è necessario che ci siano divisioni. Non perché sia una cosa intrinsecamente buona, tutt'altro, ma perché almeno in questo modo gli obbedienti della scrittura, quelli che danno più fastidio, possano risaltare come lanterne in mezzo a coloro che sguazzano nelle tenebre della disobbedienza. Questi ultimi saranno ritenuti responsabili della disunione che ne risulterà, perché non hanno lo spirito, come dice Giuda. Coloro che rimangono fedeli alle parole di Dio continueranno a risplendere della luce di Dio e a godere dell'unità che Gesù disse che era possibile procacciare e ottenere. La dottrina e il rispetto di tale dottrina hanno la precedenza sull'unità. Anche gli uomini al tempo della Torre di Babele erano uniti, formavano un unico blocco di persone e, come dice Genesi, parlavano la stessa lingua e adoperavano le stesse parole. Quindi pensavano nella stessa maniera, erano uniti, eppure non erano graditi a Dio. Ma Dio poi li divise e da questa divisione sorse il popolo eletto di Israele. Quindi non c'è da stupirsi che Gesù abbia dichiarato: «Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra?» No, vi dico, ma piuttosto divisione. Quella divisione che avverrà quando il grano verrà separato dalla pula. Gesù ha anche individuato come realizzare l'unità tra i credenti, quelli che credono in me per mezzo della loro parola. In Giovanni 17:20 è scritto. In altre parole, le persone devono ascoltare la parola predicata dagli apostoli che, oltre alla Signoria di Cristo, include il piano evangelico di salvezza, ossia fede, pentimento, confessione e battesimo per la remissione dei peccati. L'obbedienza che avviene in seguito alla loro parola porta automaticamente l'unità tra loro e la comunione con Cristo. Siamo giunti al termine di questo breve studio, vi ringrazio per essere stati con me e per la vostra attiva partecipazione ai commenti. Vi invito a iscrivervi al mio canale non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo video. Ciao e a presto!